22esima domenica del tempo ordinario. Riprendiamo con questa domenica la lettura del Vangelo secondo Marco, il Vangelo tipico di questo anno B. Siamo nel capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 23. Saltando alcuni versetti che la liturgia non propone, perché sarebbe un testo molto lungo. Ascoltiamo la parola del Signore. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. I farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi. E tornando dal mercato, non mangiano senza avere fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Allora, abbiamo i farisei e gli scribi che da Gerusalemme vanno da Gesù e vedendo alcuni atteggiamenti che secondo loro erano sbagliati perché non si attenevano alla tradizione degli antichi, cioè il fatto di prendere cibo con mani impure. E poi l'Evangelista apre una parentesi spiegando un po' quello che facevano. Se noi rimaniamo dal punto di vista così puramente umano, igienico, non c'è nulla da dire. È il concetto di puro e impuro, e quindi interrogano: ma perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi e prendono cibo con mani impure? Quindi il concetto di impurità non è attinente al fatto se si hanno le mani pulite o sporche, ma diventa un precetto, una tradizione di tipo religioso, rispettando la quale pensavano si rispetta la legge di Dio. E Gesù cos'è che dice? Cita Isaia: bene ha profetato il profeta, mi onorate con le labbra ma il cuore è lontano. E poi quella frase molto forte, invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Gesù quindi va, diciamo così, a gamba tesa e risponde in maniera dura, facendo capire che loro avevano posto troppa importanza su questi atteggiamenti, puro o impuro.
E Gesù dice: non è questo il modo adatto. Avete trascurato la legge di Dio osservando la legge degli uomini. Allora, qui si punta l'attenzione sul termine tradizione, tradizione degli uomini. Dobbiamo stare attenti anche a noi, questo è un messaggio che vale sempre per l'uomo di ogni tempo, per ogni comunità, da non confondere la tradizione con le tradizioni. La tradizione, quella con la T maiuscola, è quella che parte da Gesù, dagli apostoli e giunge fino a noi. Le tradizioni invece sono le usanze. Usanze che nascono da contesti spesso contingenti, storici, atteggiamenti, tradizioni che ogni comunità può avere, ma bisogna stare attenti a far sì che quelle tradizioni non diventino vincolanti, perché questo non rende culto a Dio. L'esempio tipico di questo atteggiamento che spessissimo noi abbiamo in testa è quello di dire: abbiamo sempre fatto così, si è sempre fatto così, in questa parrocchia usiamo fare così, come se quella fosse una legge rispettando la quale si rispetta la legge di Dio. No, queste sono usanze, modi, non è nel cuore, non è la sostanza. E infatti Gesù subito dopo lo dice alla folla: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Quindi Gesù qui sta parlando in modo molto chiaro, non usa il politicamente corretto, come non lo ha fatto nel Vangelo di domenica scorsa. Dice: sono le cose che escono dall'uomo che lo rendono impuro, non le cose che entrano. E poi ai suoi discepoli in modo particolare, e ripete di nuovo: dal di dentro, dal cuore escono le cose cattive. Dove cuore non è, non si intende il centro del sentimento, ma biblicamente il cuore indica il centro della volontà, dove nascono le decisioni. E quindi se l'uomo decide male, le cose escono male. Bisogna usare bene. Quindi potremmo dire: dobbiamo usare bene la testa, in questo senso. Ecco, fa tutto un elenco. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Quindi Gesù vuole aiutare ognuno di noi, tutti gli uomini e in modo particolare i cristiani, a non cadere nella tentazione di trasformare le usanze, le singole tradizioni, anche belle, ma come se fossero l'unico modo per rendere gloria a Dio, per rendere un culto degno a Dio. No. Bisogna saper discernere e soprattutto porre attenzione a quelle che sono le decisioni che ognuno di noi matura dentro di sé. Una decisione che vuol puntare tutto solo sulla pura libertà dell'uomo, senza tenere conto di quello che il Signore ci indica, fa uscire necessariamente cose negative. Ecco, questo elenco che Gesù fa deve servire a ognuno di noi anche per aiutarci a farci anche un piccolo esame di coscienza, sia singolarmente, sia poi anche come comunità.